queste forse le ore decisive per la cessione del Livorno. Sono ripresi i contatti tra la proprietà attuale, la famiglia Spinelli, e il potenziale acquirente, l'imprenditore Maid Youssef. C'è una trattativa in atto, una trattativa che è cominciata a febbraio e che si sta portando avanti, che viene portata avanti da diverse settimane, ma perché per comprare una società di calcio, ora più che mai in questa situazione, non basta uno schiocco delle dita, ci vuole tempo. E la posizione del sindaco è stata chiara sin dall'inizio e l'ho voluta ribadire solo nei momenti in cui sono stato chiamato, tirato in ballo. Tipo sabato scorso da quel comunicato? Sì, il comunicato che chiedeva che io mi facessi da tramite per una fideiussione. Il sindaco di una città, il sindaco di Livorno non fa da tramite a nessuno. Io è questo che ho voluto specificare bene alla famiglia Spinelli che aveva scritto quel comunicato, ma ci siamo sentiti e ci siamo chiariti con grande armonia. Dopodiché io ho giocato un ruolo di facilitatore perché mi era stato chiesto dalla famiglia Spinelli perché non volevano più stare a Livorno e vogliono cedere. Sono arrivate delle persone, tre soggetti, uno di questi che è il dottor Youssef, è stato quello che più di altri si è mostrato pronto ad acquisire la società. Io ho messo in contatto lui con il presidente Spinelli. È un'operazione che se va in porto Livorno avrà un nuovo proprietario, se non dovesse andare in porto e rimane Spinelli è una situazione che io rifarei domani. Su questo voglio essere chiaro, se domani arriva un'altra persona che si pone nella maniera in cui si è posto il dottor Youssef, io lo ricondurrei di nuovo al contatto con Spinelli, guardando poi che questa trattativa vada in porto. Però il sindaco sta alla finestra adesso. Certo, non sta perché lo decide o sceglie di stare, perché è secondo me un obbligo di non interferire in trattative private tra soggetti privati.